Mai fatta la pubblicità. Le mie foto sono state usate dalla pubblicità, ma io non è che facessi il pubblicitario. Pubblicità sono quelli che fanno le cagate che si vedono tutti i giorni. Non ho rivoluzionato niente, non a caso la pubblicità va avanti a essere imbecille come prima. È chiaro che siamo molto più interessati a questi problemi che in una maglietta. Credo che l'essere umano sia molto più interessato nelle problematiche che deve affrontare che dei prodotti che deve consumare. Ma non vedo niente di strano in questo, anzi vedo, mi fa molto strano che la gente abbia un problema a non vedere il prodotto. Chi se ne frega dei prodotti, siamo soffocati da prodotti, da consumo, da tutto questo. Si vedono queste automobili in questi paesaggi lunari dove non c'è mai un'altra macchina, c'è solamente la macchina che vogliono vendere, sola. L'arte è comunicazione e nella sua espressione più eccelsa diventa arte. Ma io non so, Michelangelo doveva veicolare il paradiso, no? L'inverno, l'inferno, Gesù Cristo, la Madonna, ma nessuno ha mai visto Gesù Cristo, la Madonna, è Dio. E cos'è un prodotto quello? È un prodotto che non c'è, non si può comprare, neanche si può vedere. La pittura religiosa, la pittura rinascimentale, è la pittura applicata al potere della religione. L'arte è sempre applicata con il potere, non è che fai l'arte da solo. Deve avere un potere o un contropotere, ma deve andare per o contro qualcosa. Non esiste l'artista isolato che si fa le seghe con le sue opere. L'artista senza committenze è mica un artista, è un segaiolo. L'arte contemporanea è un club di amici miliardari che si scambiano fra di loro sti oggetti inutili a suon di milioni e c'è gente che vuole essere nel mondo dell'arte che spende milioni per comprarsi ste robe inutili. Basta. Io l'arte contemporanea non ho nessun rispetto, non mi interessa, l'arte deve essere al servizio della condizione umana vera, quindi deve essere pubblica, non può essere privata, e invece non è il caso. Quindi l'arte contemporanea a me proprio non mi interessa, non mi dice niente, non mi porta niente. Tutti sanno fotografare, tutti sanno scrivere, no? Gli autori sono pochi. Io non faccio fotografia perché mi piace fotografare, Non sono di quelli che si compiace della fotografia. Pellicola, gli obiettivi, i filtri, tutti i dilettanti che si fanno le seghe. Io faccio fotografo perché la fotografia è il mio mezzo. C'è chi usa la penna stilografica, c'è chi usa la musica, c'è chi usa la fotografia. Il video inizia e finisce, c'è una morale. Qualcuno ha deciso una morale nella sua evoluzione, no? C'è un finale che invece la fotografia ferma, sei tu che fai il film. Ti domandi qual è il finale, qual è la morale qui, io quanto c'entro, quanto sono responsabile, questa è la differenza. Nel video non ti senti, neanche nel cinema. I pubblicitari sono una banda di imbecilli, siccome hanno dei clienti non tanto intelligenti, loro fanno gli imbecilli così non perdono il budget, ma non gliene frega niente fare niente intelligente. Non conosco una campagna intelligente, guardate tutte le campagne dei telefonini, dei Vodafone, dei Timber, tutta una roba tristissima, tutto uguale. Comprano George Clooney per vendere il caffè, madonna che creatività, madonna che intelligente. E ore e ore di meeting nelle agenzie, brainstorming per decidere delle cagate, vergognosi, vergognosi. I'm going to watch.